Trapani, operazione Mare Monstrum, sequestro di beni nei confronti di Vittorio Morace. Mazzara, operazione antidroga della polizia, arrestati tre uomini. Castelvetrano, tentata estorsione a due imprese olivicole, in manette un pastore campobellese. Politica, apertura di campagna elettorale ieri per il medico mazzarese Nicolo Asaro. Mazzara raccolta rifiuti, dopo il 2017 il comune annuncia l'ulteriore riduzione della Tari anche per il 2018. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al TG Vallo, che apriamo come di consueto con la cronaca. Operazione Mare Monstrum, i carabinieri stamattina hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni nei confronti dell'armatore Vittorio Morace. Sentiamo. Altro sequestro di beni nell'ambito dell'operazione Mare Monstrum. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e Trapani hanno proceduto all'esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di Vittorio Morace, socio di maggioranza della compagnia di navigazione Liberty Lines, patron del Trapani Calcio. Il sequestro preventivo di beni mobili e immobili è stato richiesto dalla procura del capoluogo siciliano e ammonta a un valore complessivo di poco superiore ai 10 milioni di euro. Il provvedimento, fanno sapere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, scaturisce dalle risultanze emerse nel corso dell'attività investigativa associata nell'operazione Mare Monstrum del 19 maggio 2017. In particolare, le indagini avrebbero portato alla luce un vero e proprio patto corruttivo tra Vittorio Morace, all'epoca dei fatti presidente della società di navigazione Ustica Lines, e la dirigente regionale dell'assessorato per i trasporti Salvatrice Severino. Un accordo che per gli inquirenti avrebbe indotto la dirigente a predisporre e confezionare su misura per Ustica Lines i bandi di gara per l'affidamento quinquennale del servizio di collegamento marittimo da e per le isole minori siciliane. Non solo, Salvatrice Severino avrebbe anche erogato in favore dell'Ustica Lines 10 milioni di euro a titolo di compensazioni finanziarie per prestazioni di trasporto marittimo che non sarebbero mai state rese dalla società. In cambio la dirigente avrebbe ricevuto beni di lusso e ottenuto l'assunzione della figlia nella stessa società di navigazione. Il valore del sequestro disposto dei beni corrisponde a quello delle compensazioni erogate dalla Regione. Nel dettaglio, il sequestro ha riguardato il 97,17% delle quote della Liberty Lines, il 50% delle quote del Trapani Calcio, 13 rapporti bancari, un terreno in Campania e un'auto. Il sequestro delle quote societarie, fanno sapere sempre dal comando dell'arma, non influirà sull'operatività della Liberty Lines e del Trapani Calcio. Come si ricorderà, nell'ambito dell'operazione Mare Monstrum vennero arrestati e indagati per corruzione Ettore Morace, figlio di Vittorio, l'allora deputato regionale Girolamo Fazio e il funzionario della regione Giuseppe Montalto. Sono stati individuati e denunciati dalla polizia i tre minorenni ritenuti responsabili dell'aggressione a un coetaneo avvenuta lo scorso 6 gennaio in via Taddei a Marsala. Si tratta di un 14enne che sarebbe l'autore dell'aggressione e di due altri minorenni ritenuti complici accusati del reato di percosse. I tre giovani sono stati già sottoposti a interrogatorio. Come si ricorderà, anche il video era stato diffuso su internet. La polizia di Mazzara del Vallo ha effettuato l'ennesima operazione antidroga, finiti in manette tre uomini. Sentiamo. La polizia di Mazzara del Vallo ieri sera ha portato a termine una nuova operazione contro lo spaccio di stupefacenti. L'attività della squadra Pegaso del locale commissariato ha consentito l'arresto in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del 44enne mazzarese Francesco Modica. Con l'accusa di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti invece sono stati arrestati il 43enne Nasser Asfun e il 34enne Ime. Da Sin. La polizia nei giorni scorsi ha effettuato diversi servizi di appostamento e pattugliamento nei pressi delle abitazioni degli arrestati e di un motopeschereccio ancorato presso il porto, luoghi ritenuti dai poliziotti probabili centri di spaccio di droga.
Durante gli appostamenti i poliziotti avrebbero notato strani movimenti dei tre arrestati che lavorano come marittimi e motoristi dalle loro case al Peschereccio e ciò controllato. Gli agenti della squadra Pegaso quindi hanno deciso di effettuare una perquisizione all'interno del natante. Durante il controllo a bordo del Peschereccio sarebbero stati trovati 31 panetti di hashish per un peso complessivo di 3 kg e 300 grammi. Nell'abitazione dei tunisini invece sarebbero stati scoperti altri 48 panetti di hashish dal peso di 4 kg e 800 grammi. Sarebbero stati trovati inoltre 60 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 500 euro. Gli arrestati su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati accompagnati presso il carcere San Giuliano di Trapani in attesa della convalida dell'arresto. E sempre per reati in materia di droga, un arresto è stato eseguito anche a Marsala, sempre dalla polizia. Sentiamo. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala hanno tratto in arresto l'altro ieri il 35enne marsalese Natale Francesco Lombardo. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 570 grammi di marijuana, nonché di materiale vario utile per il confezionamento e la pesatura della droga. Lombardo, che ha alle spalle precedenti in materia di reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, si trovava da qualche tempo in regime di affidamento in prova ai servizi sociali e l'arresto è scattato nel corso di un controllo di routine eseguito dai poliziotti presso la sua abitazione. L'uomo è stato notato dagli agenti mentre stava tentando di sbarazzarsi da una finestra di un sacchetto. Così la polizia ha fatto irruzione all'interno dell'abitazione dove ha rinvenuto la droga contenuta nel sacchetto, ma anche nascosta in un barattolo di plastica. La marijuana è stata sottoposta a sequestro, così come due bilancini di precisione, un rotolo di carta pellicola utilizzata per il confezionamento e 90 euro in contanti. L'autorità giudiziaria ieri ha completato l'arresto del 35enne e disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Ancora cronaca in primo piano, un cabompellese è stato arrestato per il reato di tentata estorsione. Vediamo. Avrebbe tentato di estorcere denaro ai titolari di due industrie olivicole di Castelvetrano. Per questo motivo i carabinieri hanno tratto in arresto il 67enne campobellese Calogero Randazzo. L'uomo, pastore già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e fermato dai militari dell'arma a Ponte Nure, in provincia di Piacenza. A suo carico i carabinieri avrebbero raccolto elementi indiziari tali da far scattare l'arresto. I tentativi di estorsione sarebbero avvenuti tra settembre e ottobre 2017. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo Castelvetranese, Randazzo avrebbe chiesto ai titolari delle due imprese ben 30.000 euro. Richiesta però che sarebbe stata respinta al mittente dagli imprenditori, tanto da spingere il 67enne, sempre secondo i carabinieri, a danneggiare le auto di proprietà delle vittime nella notte del 29 ottobre scorso a colpi di fucile. All'identità di Randazzo gli inquirenti sarebbero giunti attraverso le intercettazioni e la collaborazione delle vittime. L'uomo è stato quindi rintracciato e arrestato nelle Piacentine, tuttora si trova rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. La Giunta regionale ha designato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia. La società partecipata da Palazzo d'Orléans che si occupa di tasse, il ruolo di presidente verrà ricoperto dal generale della Guardia di Finanza, oggi in pensione, Domenico Achille. Apriamo adesso la pagina dell'informazione elettorale. Domani alle 17 a Trapani verrà inaugurato il comitato elettorale di Paolo Ruggirello, candidato al Senato nel collegio uninominale di Marsala e nel collegio plurinominale Palermo-Agrigento. E sarà inaugurato domani sera alle 19 ad Alcamo in Via l'Italia il comitato elettorale di Tiziana Pugliese, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trapani e Marsala per il centrodestra. All'inaugurazione saranno presenti anche l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, i deputati regionali Eleonora Locurto e Stefano Pellegrino, nonché l'ex deputato regionale Livio Marrocco. Manifestazione elettorale intanto ieri sera a Mazara del Vallo per Liberi e Uguali, con l'apertura ufficiale della campagna elettorale di Nicolò Asaro, candidato mazzarese alla Camera nel collegio uninominale di Mazara. Presenti anche altri candidati di Liberi e Uguali, sentiamo le interviste realizzate. Allora, onorevole Maggio, Liberi ed Uguali con Pietro
Grasso, una proposta di governo che possiamo riassumere in pochissimi punti. E poter restituire a tutti la fruibilità dei diritti in un paese diviso, in un paese lacerato dove i poveri sono sempre più poveri e ci sono sempre più ricchi, dove manca la giustizia sociale, dove manca la libertà perché manca il lavoro. E il lavoro è il primo punto per permettere a tutti con grande dignità di essere cittadini di questo paese. Naturalmente il lavoro con i suoi diritti, quei diritti che il Jobs Act ha sicuramente falcidiato, per cui la proposta è quella di cambiare il paese attraverso un nuovo modo di intendere il lavoro, gli investimenti, basta bonus, ma ci vogliono investimenti per rendere stabile il lavoro e poi anche di vedere la scuola e la solidarietà, quella solidarietà che mancando ha portato all'interno di questo paese anche delle azioni di odio per colore, per razza e per proprio disperazione nei confronti di chi viene nel nostro paese in cerca di lavoro. Noi ci proponiamo proprio per rappresentare quella sinistra che è stata allontanata dagli ideali e dai valori delle persone e quindi oggi noi vorremmo che si restituissero agli italiani quei valori che purtroppo oggi non esistono più: lavoro, solidarietà, Stato sociale, che lo stanno smantellando, perché noi negli ultimi anni stiamo vedendo lo smantellamento dello Stato sociale, soprattutto in quelle che sono la sanità e la scuola. Io mi candido per rappresentare proprio quelle categorie deboli, le categorie meno abbienti, i disoccupati, gli emarginati, i diversamente abili, quindi voglio essere espressione di quelle categorie che in Italia non hanno avuto tutelati i propri i diritti. E in particolare mi voglio riferire anche alla questione dei diritti negati in Sicilia per i diversamente abili. Tanto un rumore è stato fatto in questi ultimi anni, specialmente durante il governo Crocetta, addirittura abbiamo dovuto ricorrere al regista PIF, non ai politici, agli assessori, per avere una voce nel Parlamento siciliano. Questa candidatura che significato assume all'interno di questo programma per un governo del Paese? Assume una funzione strategica. È strategica nella misura in cui noi riteniamo che, essendo la sinistra maggioritaria nel Paese da sempre, noi vogliamo dare corpo a quest'area con la pretesa di raggruppare chi realmente nel Paese è di sinistra. Se questo dovesse accadere, noi siamo convinti che potremmo andare a governare il Paese. Se questo non dovesse accadere, non è un dramma. Siccome si è consumato uno strappo consumato dal PD che ha lasciato la cultura e le problematiche di sinistra, abbracciando invece una cultura di gestione del potere e essendo diventato democristiana, pazienza, noi se non dovessimo vincere la competizione nazionale rappresenteremo sempre in ogni caso un'area su cui costruire e raggruppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quella sinistra che è maggioritaria nel Paese. Per cui o vinciamo, e spero che riusciamo a vincere, oppure andiamo a buttare una pietra per costruire una sinistra forte che governerà nei prossimi anni. Quanto ha verificato sia Marsala nelle scorse ore, a distanza di pochi giorni da un primo inquietante episodio, è allarmante, un gesto indecoroso che va condannato fermamente alla stregua di quanto succede nel centro di Palagonia, dove alcuni manifesti del Presidente del Senato, Pietro Grasso, oggi candidato Premier della lista di sinistra Liberi Uguali, sono stati imbrattati con delle croci celtiche. Così commenta Fabrizio Bocchino, candidato al Senato con Liberi e Uguali nel collegio proporzionale della Sicilia Occidentale, gli episodi accaduti nelle scorse ore a Marsala, Palagonia. Su proposta dell'assessore regionale per le infrastrutture Marco Falcone, la giunta regionale ha deliberato il provvedimento che rende disponibili 70.000 euro per predisporre un intervento straordinario nel porticciolo di Marinella di Selinunte in modo tale da consentire ai pescatori di tornare a lavorare. Arriva così una prima buona notizia per la marineria selinuntina bloccata da alcuni mesi a causa delle condizioni del piccolo porto peschereccio. A farsi carico dell'annosa questione
sul finire del 2017 a portarla poi all'attenzione del governo regionale. Tony Scilla, candidato al Senato della Repubblica, circoscrizione uninominale di Marsala. Scilla oggi si è detto soddisfatto del risultato. Andiamo avanti con il notiziario. Il 37esimo stormo di Birgi ha consegnato martedì scorso due sistemi informatici dotati di dispositivi e accessori con caratteristiche specifiche per l'utilizzo da parte dei ragazzi del centro gestito dall'associazione Armonia. I dispositivi sono stati acquistati con i proventi dell'iniziativa di solidarietà intitolata I Am for Life, che si è tenuta lo scorso 17 novembre. L'associazione Armonia, convenzionata con l'ASP di Trapani, si occupa di attività riabilitativa a persone diversamente abili. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Si svolgerà domani alle 10 presso l'ufficio tecnico del Comune di Marsala il pubblico sorteggio delle imprese da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di una rotatoria in via Favara in prossimità dell'ex mattatoio comunale. Sono interessate le ditte iscritte nell'elenco comunale istituito per affidare lavori con questa tipologia di gare. Il Comune Lilibetano ha reso noto che si procederà all'estrazione di almeno 15 imprese. Parliamo adesso di fondi europei e dell'utilizzo che ne viene fatto in Sicilia, temi che sono stati affrontati nel corso di un incontro romano con il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Vediamo. Un incontro si è tenuto ieri alla presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi del patto per la Sicilia, sull'avanzamento della spesa dei fondi strutturali nell'isola. Alla riunione hanno partecipato tra gli altri il presidente della regione Musumeci, gli assessori regionali Razza, Turano, La Galla, il ragioniere generale della regione Giovanni Bologna, il dirigente generale del Dipartimento della Programmazione Vincenzo Falgares. Io eredito una situazione pesante perché dal 2014 ad oggi non è stato fatto molto, forse neanche il minimo necessario. Dobbiamo certificare entro il 31 dicembre oltre 700 milioni di euro, finora ne risultano certificati soltanto 7. Abbiamo necessità quindi di accelerare le opere e gli interventi già in atto, abbiamo necessità di monitorare le varie fasi e di riprogrammare per creare almeno alcuni poli di sviluppo nelle aree interne e costiere ed evitare una polverizzazione eccessiva della spesa, badando bene a delle priorità che rimangono la risorsa idrica, la crisi dei rifiuti, il dissesto idrogeologico e poi altre aree di intervento che non possono e non debbono restare marginali. Con il Ministro e con il Governo abbiamo concordato una cabina di regia, un gruppo di lavoro che si occupa esclusivamente di monitorare e accelerare la spesa in Sicilia. 5 miliardi avremo da spendere entro i prossimi 5 anni, è una occasione che una terra povera come la nostra non può lasciarsi sfuggire. Il distretto della pesca di Mazara del Vallo partecipa alla seconda edizione di Acquafarm, la mostra a convegno dedicata all'acquacoltura sostenibile e all'industria della pesca, che si svolge oggi e domani a Pordenone. A guidare la delegazione del distretto è Giovanni Basciano, vicepresidente della GC. Alla fiera è stato allestito anche uno spazio per la promozione di Blue Sea Land, la rassegna che si terrà il prossimo ottobre a Mazara del Vallo. E restiamo a Mazara del Vallo per parlare di raccolta dei rifiuti, in particolare della Tari per il 2018, una tariffa che, come annunciato oggi dal comune mazzarese, verrà ulteriormente ridotta. Sentiamo. Sempre più bassa la tariffa per la raccolta dei rifiuti a Mazara del Vallo e se non è un record poco ci manca. Con una nota diffusa oggi infatti il sindaco Nicola Cristaldi ha annunciato che per il 2018 la Tari subirà una diminuzione media del 21,95% per le utenze domestiche e del 26,05% per le utenze non domestiche. Un calo consistente rispetto alla tariffa del 2017 che a sua volta era già stata diminuita rispetto al 2014
14 di circa il 17% per le famiglie e di circa il 20% per le imprese. In due anni praticamente la Tari avrà subito un decurtamento complessivo di circa il 36% per le utenze domestiche e di circa il 40% per le utenze non domestiche. Roba da Guinness dei primati, insomma, che farà sicuramente felici i cittadini contribuenti mazzaresi. Un risultato per i quali si sono detti soddisfatti oggi sia il primo cittadino che l'assessore al bilancio Vito Bilardello. Un risultato che, come spiega il responsabile dell'ufficio Aro di Palazzo dei Carmelitani Vito Di Giovanni, sarà ottenuto grazie a tre fattori, ovvero il minor costo di gestione del servizio per l'inizio dei servizi da parte del nuovo e unico gestore individuato a seguito della gara espletata dall'Urega, il preventivato 65% in meno di conferimento in scarica per l'attivazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata e infine la lotta all'evasione e all'elusione. E ciò nonostante il costo del servizio comunque dal 2009 al 2017 sia sempre aumentato di anno in anno. Il piano economico e finanziario per il 2018 è stato redatto dall'ufficio Aro e dovrà passare al vaglio prima della giunta comunale e poi del consiglio comunale. Oggi e domani dalle 16 alle 19 nel Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo si terrà l'iniziativa denominata Segno al Quadrato. Si tratta di una due giorni articolata mediante un laboratorio di composizione grafica e collage rivolto agli insegnanti e agli operatori specializzati in cultura dell'infanzia e della gioventù. L'iniziativa sarà curata dagli artisti Wanda Cronio e Fabio Accardo Palumbo. Parliamo adesso della vicenda relativa all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Sindacati e Confindustria prendono posizione. Garantire l'occupazione e salvaguardare l'indotto. Per CGIL, CISL e UIL, Confindustria Trapani, unite a difesa dell'aeroporto Vincenzo Florio, sono questi gli obiettivi su cui devono puntare le azioni che saranno programmate dal nuovo management dell'AIRGES e la società che gestisce lo scalo. I lavoratori dell'aeroporto e delle attività esso connesse dichiarano i segretari generali della CGIL Filippo Cutrone, della CISL Palermo Trapani Leonardo Lapiana, della UIL Eugenio Tumbarello e il presidente Confindustria Gregori Buongiorno. Stanno vivendo ore di incertezza che si traduce nel fondato timore di perdere l'occupazione e di rendere vani gli impegni economici fin qui sostenuti. Non possiamo consentire che ciò avvenga, si legge in una nota. La provincia non può essere privata di una importante opportunità di sviluppo economico, sociale e occupazionale, così come non può essere negata la mobilità e la continuità territoriale. I sindacati confederali e l'associazione degli industriali che sulla questione dell'aeroporto hanno incontrato il prefetto di Trapani, Darko Pellos, chiedono al nuovo consiglio di amministrazione di far proprie le istanze del territorio, attivandosi con rapidità per predisporre un nuovo bando di gara rivolto ai vettori. I segretari generali di CGIL, CISL e UIL e il presidente di Confindustria Trapani intervengono anche sulla possibilità di ricapitalizzare l'AIRGEST. I sindacati e Confindustria chiederanno un incontro al presidente della regione per rappresentare le esigenze del territorio. Questa era l'ultima notizia di oggi del TG Vallo. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.